Io qua appunto parlando dei Deep Purple c'ho il live in Japan. Made in Japan, mio primo CD. Io lo comprò mia mamma, la metro. Il vinile che lo, ce l'ho una reliquia. Ma io mi ricordo per esempio di Purple, mi ricordo che avevamo finito le prove con il mio gruppo dell'epoca, avevo 15 anni, era aprile o maggio vicino Pasqua e questo mio amico prese la videocassetta di suo fratello più grande, erano sempre fratelli più grandi che avevano queste cose, e dice guarda questi qua sono i Deep Purple. Allora California Jam, arrivano questi un po' vestiti da hippie con gli zatteroni, io dico ma che cavolo è sta cagata, io cioè, non mi ricordo il riff. Adesso quelle robe proprio da nerd, vedi? Che togliamo, mettiamo l'eco corto, era. Ci vuole un po' di. Giusto. E diceva rock and roll. Io senti sta roba. E lui. Guarda fuori, io guardo fuori. Faccio, ammazza che vento, il tuo pesco sta perdendo tutte le foglie, tutti i petali. No, è neve. Sole spaccato, aprile inoltrato, la neve, no. E Rich Blackmon. Cioè, ma quella roba lì, capisci? Cavolo, è questo secondo me. Se dovessimo arrivare a quello ancora a stupirci, ma usando le tecnologie di oggi, non è che per forza non avere la videocassetta, che chi se ne frega, il vinile, che bellissimo, sì, li adoro. Certo. Ma cioè. Quella cosa lì è lì che secondo me possiamo fare la differenza, però deve essere un qualcosa, oggi parte tutto dal basso, perché sono tutti diventati nel mondo della musica, sono tutti un po' pigri, cioè se il mercato forse richiede qualcosa, forse se urla lo ascoltiamo, se no no, a me sì. Dà un po' quest'idea, poi spero di sbagliarmi. No no, ma credo anch'io che siamo arrivati, come dicevamo all'inizio, dobbiamo fare 3-4 passi indietro. Sì, per arrivare... Cioè quello che vedo a Londra, vedo ancora questa cosa, cioè quando tu sei Abbey Road, ti sembra, erroneo che quello che stai facendo in quel momento conti qualcosa per qualcuno. La gente fuori che ti guarda e fa le foto, e io faccio. E questi dicono, ma perché non vuole? Perché non voglio che sprechi i byte per fare la foto a me? Lascia perdere, aspetta che arriva uno famoso e gliela fai, a me... Mi metto anche davanti se vuoi, ma non ti serve niente. Però c'è ancora quella... C'è ancora questa cosa. Tu entri, oh, benvenuto, tanto, un caffè, la frutta. Tutte cose per dire, cioè, tu qui stai facendo qualcosa che è importante. Anche perché qualcuno che ha fatto qualcosa che ha cambiato il mondo, lì c'è stato. Mi sa di sì. È anche più di qualcuno. Sì, non sì. Sono io, non sarò io, assolutamente. Però... Tutto inizia con un passo. Tutto inizia con un passo. Quindi il primo passo è stato la... Adesso un brano ce l'abbiamo, non so se te l'avevo detto, l'abbiamo mandato per la selezione Grammy. C'è stato richiesto. Mi avevi accennato sì. L'altra volta sì, al telefono. C'è stato richiesto, infatti ridevamo perché eravamo appunto in studio e c'era come vai, faccio guarda, mi ha scritto l'agenzia americana dicendo che l'interesse di media loro hanno un tasso per misurare, fa il 26%, fa tu sei il 37,5%, quindi trovano evidentemente la cosa molto interessante. E allora diciamo dai che magari ce la fai, gli ho detto guarda c'è più la probabilità che mi cresca un pene in mezzo alla fronte che essere nominato ai Grammy. E allora gli dice vabbè, allora l'anno prossimo quando ci vedremo avrai il Grammy in una mano e il pene nell'altra. E dice no, gli ho detto il problema è questo, che nella categoria Best Solo Country Artist c'è Chris Stapleton, c'è sta gente qua, cioè. E io dicevo al mio manager, faccio vedere, se tu immaginati che andiamo e veramente io sono nominato, andiamo e dicono vince Grammy Chris Mantello. Io arrivo, salgo sul palco e dico, ma siete scemi? Cioè, è Chris Stapleton, vieni, sono sordi, sono dei cretini. Tieni, è tuo, scusa. E lui diceva sì, e io no, cioè, ho detto tu ridi, ma guarda che perché non succederà mai neanche tra mille anni, ma se dovesse succedere io lo faccio davvero, io glielo do a qualcun altro, se lo merita lui, ma cazzo senti come canto io. Però sai che il mondo della musica è strano. No, la cosa è che è stata la manovra più semplice e anche economicamente più abbordabile, perché il Grammy, se loro chiedono un versamento di $125 che per da dare a questa associazione benefica, che è l'associazione dei Grammy, no? Cioè tutto per beneficenza.
Quindi tu fai della beneficenza e loro ti propongono, chiaro, banalmente. Allora il tema che io dico, io $125 per una causa benefica li spendo volentieri, e in più faccio comunicazione, perché effettivamente l'altro giorno mi ha contattato una cantante cinese dicendomi: anch'io, io sono in una categoria, cacchio, mi piace quello che fai, mi piace come suoni la chitarra, se c'è il caso di suonarmi qualche chitarra. Lei fa di solito cose ambient, dove c'è uno strumento che può essere la tromba, un clarinetto, e magari lei ogni tanto che fa un po' le robe, fa tutte robe super orientali, mi fa magari con la chitarra, e faccio: va bene, volentieri, ne parliamo. Cioè, serve a creare network e a farti sentire, farti ascoltare da un pubblico di giurati, che magari uno di questi lavora con Springsteen, quell'altro non succede niente, però uno ti dice, e a me uno mi ha scritto e ha detto: il pezzo è proprio bello, è un vero brano country. E questo così è, quando qua in Italia qualcuno mi dirà: ah, ma questo non è country, gli dirò: mi spiace per te, ma no. Ah, se la pensi così lo rispetto, e tra me e me dico okay, va bene, non capisci niente. Avanti così. A parte che in Italia siamo abituati, no, a giudicare senza saper fare, siamo professori in questo, no? Ma sai, io vedo purtroppo che in Italia c'è uno poca collaborazione, il mercato è molto piccolo, quindi dove se lavori tu non lavoro io, sbagliato, apri il ristorante lì perché non c'è nessuno. In Inghilterra apri il ristorante lì perché ce ne sono altri 30 di ristoranti. Cioè, è questo l'approccio. Sì. Comunque, al di là di tutto, perché sennò sembra che siamo sempre gli italiani, no? Che si lamentano sempre del loro paese. No, ci sono delle cose da sistemare, come dicevamo, giustamente come ricordavi tu. Cioè, ripristinare un po' le priorità, capire cosa è importante e capire che per fare le cose serve parlare con le persone. No, quindi cercare di fare un po' più fronte comune tra addetti ai lavori e non, perché ormai il confine è sottile, quindi io direi che questo qua è l'augurio migliore, no? Fare un passo indietro magari per farne 10 avanti. Esatto, quello che poi era un po' il sunto del discorso che avevamo iniziato in questa magnifica serata. Ed è stata una serata fantastica, conoscerti è stato... ti seguo da parecchio, però non ci abbiamo mai avuto modo... Purtroppo no, finalmente, grazie, trovarci. È stato molto bello. Mi raccomando, sta per uscire il suo nuovo EP, noi chiaramente poi metteremo tutto in descrizione. Dove... Ogni mese, ogni due mesi uscirà un brano. Fantastico, così. Bellissimo. Decideremo il titolo. Posso dire sì, perché le abbiamo avuto delle proposte da alcune etichette che hanno un po' detto: ah, però deve chiamarsi così, e siccome noi siamo anarchici, allora la mia idea è stata, ho visto una foto che mi hanno scattato lì davanti agli studios mentre mi accendo una sigaretta dove non si può fumare, bene, certo, è ovvio, e ho pensato: allora, ma un redneck, un ignorante come me che va a Londra a registrare agli Abbey Road, cosa fa? Ha questa foto in mano, va a casa e dice: guarda mamma, sono Abbey Road. Quindi l'idea di chiamare l'EP, che non è ancora stato definito, quindi potrebbe essere un altro nome, ma io mi impunterò, perché si chiami Look Mom, I'm at Abbey Road. Fantastico. Che poi verrà abbreviato in Look Mom. Però è questo, mi piaceva l'idea. Guarda mamma, sono Abbey Road. Bellissima sta cosa. Fantastico. Sì, visto che io devo dirlo onestamente, io ho avuto molto supporto da... la mia compagna, la mia famiglia, sempre, insomma, questo è fondamentale. Fai, fallo, forza, coraggio. Sì, sì, lo dico sempre anch'io, io, perché ho mia moglie che mi dà spalla, che è rock and roll, e vai avanti, e quindi quando abbiamo questa fortuna è da sfruttare, no? È come avere il vento e calzi la randa, se c'è il vento che soffia vai dovunque. Bene amici, è stato bellissima questa chiacchierata con Chris Mantello, seguitelo, noi ci vediamo al prossimo Ticket to Ride, buona serata. Baby,